prossimo video. Oggi siamo qua su venerdì 13. Allora, ragazzi, oggi siamo qua praticamente in single player perché praticamente ho visto che in single player in offline hanno messo queste sfide. Non so da quanto tempo, sinceramente, però me ne sono accorta soltanto adesso. Non so se le hanno messe nell'ultimo aggiornamento o già c'erano, però io me ne sono accorta solo adesso e probabilmente l'hanno messo nell'ultimo aggiornamento. Allora, queste sfide consistono appunto nel fare probabilmente delle cose e sono, come potete vedere, 10 sfide. Io le prime, la prima, scusa, la prima, scusate, l'ho già fatta, però il problema è che non sono riuscita diciamo, a riuscire a fare tutti gli obiettivi che davano nella sfida, quindi ad ottenere tutti e tre i teschi che mi danno i punti, e in più, ragazzi, sbloccano, riuscendo a fare questi obiettivi, si riesce a sbloccare anche appunto il ballo, cioè si riescono a sbloccare i balli dei personaggi, insomma. E quindi io li voglio assolutamente usare, ragazzi, assurdo. Però comunque è anche abbastanza divertente se magari non potete giocare online, perché comunque non avete, non so, il PlayStation Plus. Potete comunque semplicemente divertirvi a giocare a venerdì 13, non solo con il bot offline, quindi voi siete Jason e ammazzate la gente, ma proprio con queste piccole storielle, e in più ci guadagnate anche qualcosa, insomma. Quindi direi che può stare. Allora, purtroppo gli obiettivi sono in inglese, probabilmente in un prossimo aggiornamento li metteranno in italiano, perché alcune cose sono italiane e altre no, non ho capito il perché. O le mettevano tutte in italiano o lasciavano tutto così. Perché ad esempio spiaccicato, che è il primo obiettivo, Smash Adam's Head with the Hood of the Car, cioè spiaccicato in italiano, cioè non ho capito. Quindi, allora, come potete vedere, io il primo l'ho fatto e dobbiamo praticamente spiaccicare, se così vogliamo dire, la testa di Adam con il robot, insomma, dove sta lui, quello biondo è Adam. Poi, ora di andare e distruggi la vita di Bugsy, non lo so, qualcosa del genere. Comunque distruggi la vita di Bugsy mentre, cioè prendilo ed uccidilo durante la sua pausa fumo. Non lo so. Poi, ma l'ho appena aggiustato, distruggi probabilmente, non lo so, la macchina quando cercano di scappare. Probabilmente, io ragazzi sto praticamente facendo una traduzione proprio casuale, praticamente come mi vengono in mente, se così vogliamo dire. E Helpful Mechanic, credo, prendi tutti e tre i teschi con Jason parte 5, e questo è il Jason parte 5 e l'ho cosato. Ho messo queste kill, ma niente di particolare. E quindi, ragazzi, io direi di cominciare. Una volta che abbiamo praticamente cominciato, c'è cioè una specie di storia, ragazzi, veramente. Io ovviamente questa prima, la prima l'ho già fatta, quindi so più o meno come si fa, ma non sono comunque riuscita a prendere tutti e tre i teschi, come potete vedere. Sono riuscita praticamente a fare soltanto il primo test, scusate, il primo obiettivo. Quindi non è che poi alla fine sono andata così bene. Vediamo la mappa, ragazzi, è una roba assurda. Sono praticamente dei piccoli obiettivi, delle piccole mappe dove noi dobbiamo comunque riuscire ad ammazzare gli animatori e appunto le persone, come sempre dopo tutto. Però praticamente sono tipo delle storielle, perché come avete potuto vedere dall'inizio, comunque loro hanno, cioè, insomma, si sono messi a parlare. Non so di cosa hanno parlato, perché non ho veramente sentito. Ma va bene. Allora, noi adesso dobbiamo prendere lui. Ok, dobbiamo spiaccicare la testa di Adams. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ragazzi, io non sto guardando perché è veramente una roba bruttissima. Oddio. Oddio. Ok, dobbiamo andare a ammazzare. Vedete, spiaccicato ce l'abbiamo fatta. Poi, non so come veramente fare gli altri, perché pausa fumo, ma lui in realtà non sta fumando. No, no, no. Ok? No! Facciamo così, ragazzi, perché ok, ho capito. In realtà non è una pausa fumo, raga! Là c'era scritto smoke break, non c'era scritto pipi break. Scusatemi. Ok, comunque ho capito, li dobbiamo proprio ammazzare da dietro, perché infatti c'era scritto la X che potevamo ammazzarlo da dietro, ma in realtà non ci sono riuscita perché aveva smesso troppo presto. Allora, quindi adesso noi ci
Facciamo così direttamente, ragazzi, perché proprio non mi va di fare così mentre loro stanno parlando. Ci prendiamo anche dei punticelli facendo lo stalker. Cosa, almeno vediamo anche. Non so come facciano a non vederci, ragazzi, visto che siamo un coso gigante qui, in qui dietro, però. Ok. Allora, rispecchiamo un altro. Purtroppo, ragazzi, non posso neanche a quanto pare saltare i video. Quindi, se loro all'inizio stanno parlando, non posso saltarlo. Non so se c'è un tasto per saltarlo, ma non lo trovo. Cioè, non l'ho capito se c'è. Noi utilizziamo questo. Pedina. O pedina, blu. Poi facciamo così. Oddio, che schifo, raga! Oh, madonna. Oh, madonna! No, no! Ma che cos'è? Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, dai! Allora, vediamo. Il primo ce l'abbiamo fatta. Il secondo anche. Il terzo anche, sì! Prima non ce l'avevo fa fatta, ragazzi. Non ce l'ero fatta, raga. Cioè, non ce l'avevo fatta. Eccolo! Ok, vedete, questo è il mio personaggio, perché io, ragazzi, utilizzo questo. Abbiamo sbloccato un altro cosetto. Probabilmente poi... in coso, come si dice, online, poi vedrò anche di vedere se veramente nei balli adesso ho anche questo robo. Allora, ok, praticamente noi la prima sfida, ragazzi, ce l'abbiamo fatta in questo modo, cioè nel senso che comunque siamo riusciti a farla. Abbiamo comunque sbloccato tutti e tre i teschi. Infatti, se vedete, l'ultimo obiettivo diceva appunto di prendere tutti e tre i teschi con Jason parte 5, e ce l'abbiamo fatta. Quindi praticamente, se noi non riuscivamo ad ammazzare probabilmente tutti e due i tizi come nei primi due obiettivi, li dovevamo almeno ammazzare nei primi, nel terzo e nel quarto obiettivo, a quanto pare, ossia ammazzare Bugsy durante la pausa fumo e distruggere praticamente la macchina mentre i tizi cercano di scappare. Probabilmente è questo. Comunque, ragazzi, io vi volevo vedere soltanto questo, probabilmente farò proprio 10 video così corti, giusto per farvi vedere come bisogna ammazzare, come bisogna completare queste 10 sfide. Certo, li sto praticamente provando insieme a voi, ma comunque in questo modo si appunto prendono questi obiettivi e si sbloccano i tre teschi. Quindi, ragazzi, ovviamente io vi dico che se appunto volete sbloccare l'ultimo obiettivo, volete riuscire a fare l'ultimo obiettivo, ovviamente dovete mettere Jason parte 5, che è questo Jason, ragazzi. Poi ovviamente fateci caso, se comunque c'è scritto tipo in quest'altra cosa di mettere, ecco, vedete, tipo al secondo obiettivo c'è scritto camminata a testa alta, complete the mission, vabbè, without using the shift ability. Quindi non dobbiamo utilizzare la velocità con Jason parte 6. E il Jason parte 6 sarebbe questo qui con la lancia. Quindi non dobbiamo comunque giocare con questo Jason, ma non utilizzare lo shift. Quindi non utilizzare praticamente il trasferimento. Qui e cose del genere, ragazzi. Poi ecco, vedete, non so le altre perché cioè, avendo completato la prima sfida, ne abbiamo sbloccato la seconda. Ma non possiamo fare la terza se noi non finiamo la seconda. Quindi, insomma, ragazzi, comunque dobbiamo fare mano a mano. Nel prossimo video, o dipende, comunque, se magari nel prossimo video farò direttamente un gioco. Vi farò direttamente magari una partita direttamente all'online per farvi anche vedere che appunto abbiamo sbloccato quel robo con il nostro personaggio, quello che cerca nelle tasche probabilmente. Ve lo farò vedere e poi nei prossimi due episodi, insomma, vedremo, ragazzi, faremo la seconda insieme e vi farò vedere come scappare nella seconda sfida, ragazzi. Cioè, scusate, scappare, ciao, come ammazzare tutti quanti nella seconda sfida. Quindi io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!